cacchio! Ora si sente! Benvenuti a tutti, benvenuti in una nuova live dei Radio Comandati. La cam è lì, mi devo ricordare che è là in alto, non devo guardare lo schermo perché altrimenti mi confondo. Benvenuti a tutti, raga, benvenuti in una nuova live dei Radio Comandati. Allora, fatemi un attimino sistemare due o tre cose. Ecco, ci siamo. E benvenuti a tutti, benvenuti. Io come sempre sono Seven Web TV. Membro fondante dei Radio Comandati. Stasera probabilmente avremo Mirken, così un po' en passant, un po' lo vedremo, un po' non lo vedremo, perché insomma aveva altri impegni, quindi ci siamo divisi. Stasera, raga, debutta un format, vedremo se diventerà un format oppure no, ovvero il Mini 4V di Podcast. Come sapete, da un pochino stiamo partecipando ai campionati di Mini 4VD. Il nostro Instagram è intasato, quindi probabilmente avremo intasato anche il vostro. E che vi posso dire? Abbiamo deciso di fare una piccola chiacchierata stasera legata a questo mondo con un po' di amici, e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale. Giovanni Improta, Tamia 56, Pelo RC e Francesco Citterio. Grazie mille, ragazzi, per esservi iscritti e benvenuti sul canale. Adesso che ci siamo, raga, andrei subito ad aggiungere i nostri amicici, ovvero Pugio e Axel di 98 megapixel. Bella, raga, benvenuti. Si dovrebbe sentire. Ciao, buonasera. Spero. Ciao a tutti. Oddio, vi vedo tutto frizzato. Cos'è successo? Fatemi vedere un po'. Siamo? No, voi siete a posto, raga. Voi vi vedo bene. Ma OBS invece dice. No, io invece vedo bene, aspetta. Cos'è successo? Sapete, raga, che qua ogni tanto. Mi sembra che vada tutto. Ditemi un po' se è tutto ok. Il bello della diretta, raga. Fatemi controllare subito. No, vedo tutto iper mega frizzato. Malissimo. Facciamo così. E facciamo. Datemi un secondino al volo. Cosa caspita succede qua? Colpa mia, raga. Arriviamo, eh. Ok, dovremmo essere a posto. Dovremmo essere a posto. Ok. Siamo vivi. Ho avuto un attimo di mancamento. Okay. Fatemi controllare, vediamo un po'. Ditemi un po'. Sì, ora vi si vede, vi muovete anche, perché c'eravamo tipo tutti e tre così. Era un attimo di congelamento. Benvenuti, raga, sul canale. Che bello avervi qui finalmente. Allora, io, per chi non vi conoscesse, faccio un minimo di presentazioni. Allora, ciao Accia, intanto benvenuto. Un salutone con la voce rauca, che probabilmente faremo anche sentire in live a un certo momento. Sì, così, giusto per sentirti più vicino a noi, ecco, una cosa di questo tipo. E, allora, raga, io così vi presento un po' così sommariamente, no? Nel momento in cui abbiamo iniziato come Radio Comandati a partecipare ai campionati di Mini 4VD, ci siamo trovati di fronte a degli strani elementi, ok? Tra cui il caro Pugio e il caro Axel, ok? Sono state tante persone che sono state veramente molto 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 accoglienti con noi, ci hanno dato un sacco di consigli, ci hanno visto tipo prendere il volo alla prima salita e uscire di pista non so quante volte. E prendere il volo al ponte? Esatto, soprattutto quando c'è salita curva, diciamo, facevamo via in questa maniera, però c'è sempre stato sin da subito un supporto, soprattutto di questi due fantastici elementi. Pugio, famoso per la una mini che possiamo definire ormai leggendaria, una livrea direttamente uscita da Cyberpunk, possiamo definirla così. Lara Zaka gli ha chiesto i diritti d'autore. Esatto. Ce l'hai? Ce la fai vedere? Grande, spettacolo, bellissima. Personalizzatissima anche in tutti gli adesivi, tantissima roba. Ciao Rick, grande! Uno dei miei colleghi, raga, noi lavoriamo insieme, è il mio sistemista di fiducia, il caro Riccardo.
benvenuto Rick. E poi che dire, abbiamo il caro Axel, possiamo definirlo anche youtuber perché so che crea contenuti da un po' anche, e niente, Axel è un'altra di quelle grandi persone che, come dire, ci ha dato un minimo di direzione a un certo punto, anche negli esperimenti, no? Ultimamente abbiamo parlato anche di preparare una mini per la categoria Open, ci stiamo ancora lavorando, ma dopo magari vedremo anche qualcosa, quindi... Se volete, raga, andatevi anche ad iscrivere al canale di Axel, che stasera potete conoscere qui. E che cacchio di altro vi devo dire, raga? Cioè, siamo qui, belli, scialli. Adesso vado ad avere una fetta di Pandoro anche proprio... Io te l'avevo detto, Axel, se vuoi cenare con noi qua così... Sì. Sono riuscito a incastrare prima, fortunatamente. Ci sta. Ho incastrato... Ci sta, ci sta, ci sta. Ciao Samuele, Pug? Eh sì, il Puggio, sì. Ciao Andrea, ciao ragazzi. Ciao ciao a tutti, belli, bellissimi, raga. Mi raccomando, raga, condividete questa stravaledetta live. Lo sapete come funziona il tubo. Abbiamo la possibilità di condividere la pagina della live. Più visualizzazioni abbiamo, più il canale crescerà e più riusciremo a fare dei contenuti importanti, belli, ciucciosi e godosi per voi. Ok, Puggio, gran felpa del TT. Ma hai TT inteso l'Audi TT? No, Turistrofi. Turi? Che? Il Turistrofi, quello, cioè? Di moto, una delle gare più, diciamo, pericolose del mondo. Quella nel deserto? No, quella è la Parigi-Dakar. Ah, il giusto. Turistrofi è praticamente, diciamo, una gara a tempo, quindi detta come detta, come la facciamo noi con le mini 4 UD? Sì. Perché è a tempo, quindi non ci si corre dietro uno con l'altro. Però è circuito cittadino puro, l'isola di Man, un giro di tutta l'isola. Ah, fighissimo! Bellissimo, pericolosissimo, credo sì. Che ci sia un bilancio tra morte e feriti altissimo, forse il più grosso nella storia degli sport motoristici, però è spettacolare. Ci siamo frizzati ancora, stramaledizione! Ma perché? Ho invertito me con Pugio e ho frizzato la finestra. Giuro che non lo faccio più, raga. Datemi un secondo, eh. Arriviamo. Scusate, raga, ma purtroppo... Ah... Arriviamo, vi sentiamo, comunque ci sentite da quel punto di vista lì, eh? Perché questa cosa stranissima? Ok. Eccoci. Perfetto, siamo tornati. Giuro che non muovo più niente stasera. Perché, raga, perché questo? Perché stiamo sperimentando questo nuovo format e quindi ci sono ancora un pochino di cosine da sistemare. Quindi vi chiedo scusa per la poca precisione, diciamo... io vengo da un'altra piattaforma, ho qualche anno alle spalle come creator sulla piattaforma Viola, però, ecco, queste cose di solito sono errori che non facciamo, ecco. Buonasera a tutti da Umarell, abbiamo l'Umarell nazionale! Oh, ciao Andre, grandissimo! Questo è il ritrovo dei campionati Edo Model, praticamente. Esatto. sono il Rasta Barbuto alle gare di Edo. Grande Andrea, grandissimo, ti si vuole un sacco bene. Ale, ma te lo sai che sono uscito alle 18:30 dall'ufficio e il Teams del telefono continuava a suonare? Mi hanno tenuto agganciato anche mentre facevo la spesa. E la miseria, hai lavorato poco oggi, Rick, mi dicono. Secondo me il maltempo di oggi che ha raffreddato il tuo PC. Beh, se me l'ha raffreddato sarebbe una cosa buona in realtà, quindi non mi dispiacerebbe. Allora, raga, dato che siamo tutti qua un po', come dire... modellisti, possiamo dire, no? Uh-huh. Una cosa di questo tipo, no? Ma come caspita siete finiti in questo mondo? Voglio saperlo anche dai ragazzi in chat, no? Così ci conosciamo, eh? Dai, ditemi un po', raccontatemi un po'. Dai Axel, inizia tu, rompi il ghiaccio. Fatto io? Ok. Dai. Allora, io sono partito tipo a 3-4 anni, più o meno. Porca quando, boia! Abitando vicino alla Dozza, abbiamo la pista delle macchine a scoppio. Ah, bellissima, davvero. Ci abitiamo anche vicini, quindi. Io sono alla Bolognina, non so più o meno come anch'io. Ah, top. Scoperto delle live. Adesso così, uno dei due esce di casa e compare nello schermo dell'altro. Fra poco, perché... Sì. Se corro molto veloce, riesco a entrare da lui.
E quindi niente, quindi un po' così guardando, cioè mio padre mi portava al parco, quindi c'erano le macchine da guardare, intanto è arrivato Zen, salve. È un coniglietto! È il coniglio, è il simbolo di 98 megapixel. Che carino! Tanto vieni qua, bravo. Wow. Ma quindi esiste anche una mini con il coniglietto? Esatto. Oh, immaginavo! Non farò ogni tanto. E, niente, quindi ho iniziato così, poi dopo, intorno ai 4-5 anni, c'è stato Let's and Go. Vabbè. Sulle ali del turbo. Quindi io sono partito in fississimo con quello. Prima mini regalata a 6 anni, una roba tarocchissima, adesso non penso, non fosse neanche della Tamiwa, una roba strana. E so però che andava a cannone, letteralmente quindi era un tipo un super 1 con un motore che sparava a randa e quindi si è schiantato contro il muro, è durata molto poco. Perfetto! E tu hai detto voglio romperne un'altra, immagino. Esatto. Soltanto che poi dopo io ho avuto il periodo da 6 anni fino a 16 praticamente, dove a Bologna non si correva. Ah, ok. Quindi mini 4WD tenuta lì, da parte, intorno ai 13 anni, no, dai 6-7 così, sono passato più roba tipo elicotteri, aerei vari. Sempre modellismo comunque, ti è rimasta sì, sempre sì. Quella cosa lì, ok. Sempre, però più sul radiocomandato, sì. Intorno ai 13 anni mi hanno preso la Summit, da off-road. Buona. Doveva essere la prima macchina da modellismo un pochino seria, poi la rally. E poi dopo appunto a 16 anni è ricominciato, no, nel 2016 scusate, è ricominciato il campionato e quindi di Mini 4WD e quindi poi dopo da lì mi sono lanciato proprio dentro a questo mondo. Il resto delle radiocomandate lo uso più un po' per i video e molto tanto per lo sfogo. Ci sta, cioè, sì, tipo, ci sta. Momento di relax, prendo la macchina radiocomandata, vado da qualche parte a correre. Bellissimo, sai perfettamente che ti capiamo tantissimo da questo punto di vista. Uh-huh. Una delle cose più rilassanti per me in assoluto è prendere il mio Traxxas TRDX 4 che è con la livrea Defender che avete visto anche qui sul canale in alcuni video e andare tipo fuori perché poi la bellezza degli scaler è che le batterie è buona che ti dura anche 2 ore, no? Esatto. Quindi cioè magari te ne porti una giusto di scorta e bello. Sì. Ma ti dico, io con la Summit finché ce l'avevo da Monster, quindi da velocità così, sì? Con la Lipo ci duravi 10-15 minuti neanche, ok. No, perché sparavi. Poi, sì. Essendo che una 16, le batterie Lipo sono anche piccoline, le sue. Sì, sì, sì. Come la mia Revo, la stessa scala. Praticamente. E Vexel, sì. Esatto. Adesso, avendo cambiato marcia e ho mantenuto il motore brushless, l'ho ridotto del 50% come potenza. Tanto con la Traxxas puoi mettere la modalità principiante. C'è la batteria che mi dura dai 15 km di passeggiata a tranquillo. Motore almeno un giro per il sentiero guidare. Bellissimo, 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 bellissimo. Allora, vediamo cosa ci state scrivendo in chat. Lascio lì tutto nelle mani di Puggio, dice Accia. Bellissimo. Ecco, come sempre. È finita. Fidate mani del Puggio con il suo frighino dell'Xbox Serie X, che io ho detto, oh, c'è un Xbox. No, è un frigo. Si apre ed è un frigo. Bellissimo. Sono nelle mie fantasie più sfrenate, avevo visto questa cosa. Bellissima, bellissima. Io comunque Edo Model lo userò a futuro per aggiornare l'audio A4 della Tamiya 1.8, che ancora lo chiamerò Rick, nel caso. Beh, digli ovviamente che... digli che sei un amico di Ale dei radiocomandati, ovviamente ci conosciamo bene ormai. Quindi hai un Audi A4 della Tamiya scala 1.8, non male. Quindi è una stradale, direi. Dovrebbe essere una stradale. Le mie prime gare anni 95 alle Caserme Rosse in Corticella a Bologna. Poi ho ripreso nel 2021. Andrea ci scrive questo. Io le mie prime mini... Allora, credo che mio fratello fosse appena nato, mio fratello è del 95 e io sono un 89, quindi avevo 6 anni. Penso che fosse circa il 96, 95-96. Poi sì, c'è stato... Io ho vissuto il periodo pre-cartone, ok? Cioè prima ancora, perché diciamo ho sempre avuto un po' la fissazione per costruire le cose. Per cui, cioè per me, io mi sono avvicinato alle mini perché era un qualcosa che vedevo su un foglio di plastica e a un certo punto poi dopo mettevi le pile e andavano. Quindi questo è il motivo per cui mi ha fatto dire, ma è incredibile, cioè mia madre da piccola, quando io ero piccolo, impazziva perché costruivo le carrucole con la cinghia della tapparella, no? Cioè facevo in modo che quando tiravo giù la tapparella andava sulla cinghia e magari un omino faceva
triplo salto mortale quando arrivava in cima, costruivo cose per casa, ecco. Poi da lì c'è stato un momento in che ho fillato praticamente col modellismo statico, principalmente Gunpla. Abbiamo visto prima le vetrinette del Pugio, che anche lui è abbastanza, sì, come dire, sono un po' nascoste, ma appassionato. E è un periodo che è durato tanto. Poi mi sono riavvicinato al mondo delle radiocomandate, sono nati i radiocomandati quest'estate e siamo ricascati dentro le mini di nuovo, sostanzialmente. io le prime mini nel 91, con le gare a Ferrara nella pista che si chiama Dai, nel 91, cacchio, proprio non so quando ci sono state le prime mini in Italia effettivamente, ma secondo me inizio anni 90, presumo, no? Sì, io ero presumo di sì, ricordo. Anche perché da quello che ricordo della storia mia, mi sa che le prime cose dovrebbe essere tipo l'87, se non ricordo male, o meno, sì. Quindi giusto 3-4 anni ed è arrivato anche qua. Riccardo, sempre parlando della Tamiya 1.8, ci dice: sì, è vecchia, ho ancora la resistenza ceramica, pensa te, un motore a spazzole e l'acceleratore controllato con il servo che si inceppa sempre. Beh, Rick, potrebbe essere un ottimo progetto a restaurarla, quella lì, veramente molto interessante. Comunque dai, lo trovi tutto, per cui no problema. Poi se hai bisogno di consulenze ci siamo noi, nel caso che ti diamo qualche dritta, molto molto volentieri. Non ho ancora finito di assemblare la Super Avant, così, per chi ha seguito le live della settimana scorsa, non ho ancora finito, raga, giuro. Cioè, ci sto mettendo una vita, ma è lì, purtroppo. Tante mille cose. E Puggio, veniamo a Puggio! E tu, Puggio, come hai iniziato? Allora, partiamo dal fatto che io Mini 4WD credo di aver avuta in 32 anni della mia vita una, anch'io, tarocchissima, presa chissà dove, che le davano nelle valigette. Mi ricordo che era proprio una valigettina blu. Si apriva, sì, presa, sì, bellissima, messa, andata dritta contro il muro, ho detto ok, basta, per me finisce qua, non riesco a trovarne un motivo, cioè la metto, va contro il muro, io ho finito. Avevo la macchina degli sbullonati ai tempi, quindi ho detto almeno questa. Cosa hai appena detto? Anche quella. Io e Puggio siamo lì con gli anni, quindi probabilmente siamo, vedrete un po' di emozione fra di noi da questo punto di vista, sui ricordi di infanzia. Però perché qualcosina conosco da recuperato. Sì, ma te ormai sei già veramente... Te è come se li avessi vissuti quegli anni lì, con le passioni, sì, sì, che hai alla fine, quindi... Praticamente. E poi niente, ho avuto un mini micro carriera su, credo, i 12, 13, 15 anni con le radiocomandate anch'io, con le 1.10 elettriche, e sono andato tra l'altro ai campionati italiani, credo classificato ultimo posto. Beh, ricordo, unico infortunato nella storia del modellismo, credo, perché mi arrivò una macchina da 10 in una caviglia. Aia! Infortunate, malissimo. Ma che è possibile? Non so se Marcello ci sta seguendo, ma c'era anche lui, se lo ricorda. Ah. Il viaggio in camper. Ma quindi vi conoscete da una vita? Sì, sì, io... Ecco, il figlio di Marcello ha l'età che avevo io quando andavo a girare con lui, per dire. Pensa a te. Cacchiarone. Da lì niente, dopo un po' anche lì ho mollato, causa infortunio, ho attaccato le scarpette al chiodo. E a parte quello, dopo mi sono dato al modellismo statico anch'io, quindi roba sempre Tamiya, però sul militare. Mm-hmm. E poi sono passato ai Gunpla e poi un giorno con Filippo e Acciaio ci siamo beccati una sera, che ci conosciamo da ormai degli anni, e ci andiamo. Voi ve le ricordate le Mini 4WD? Ah, ma proprio così? Sì, sì, così. Ma sì, dai. Ma se ce ne compriamo una, proprio perché ormai abbiamo 30 anni e dobbiamo recuperare tutte le cagate che non abbiamo fatto da bambini. E niente, le abbiamo comprate e dopo un mese avevamo effettivamente tipo le macchine top serie e pista. Mi hanno detto, wow, bella questa macchinina. Mi hanno guardata, potremmo comprare una pista. Premiamo l'ovale. No, l'ovale. Cominciamo a prendere i pezzi, poi... Ma non è divertente quella macchina stock? Carbonio, soldi! E Edo che ci tirava addosso i pezzi. E da lì è stato così proprio.
andati un declino, un declino. Beh, comunque stiamo parlando qui con due persone che comunque a podio ci vanno anche spesso, no? Quindi comunque persone che si divertono e che comunque ci mettono anche impegno in quello che fanno, no? Cioè, diciamo, a me dell'agonismo non me ne è mai fregato assolutamente niente, però diciamo si capisce quando una persona si impegna perché gli piace, no? Cioè io soprattutto anche domenica mi è capitato di parlare con tante altre persone con cui non avevo ancora avuto modo tanto di confrontarmi. Cioè si può proprio traspare sta cosa, no? Del fatto di dire, cioè, mi piace, cazzo, quello che faccio, no? Proprio divertimento. Cioè, vi faccio una domanda, no? Perché mi è capitata questa cosa. Così, parlando un po' con amici, colleghi, sanno che comunque sono... che creo contenuti, che... diciamo di questo progetto in ambito modellismo e hanno voluto un po' sapere, no? Poi bene o male sono tutti sulla mia età o leggermente più grandi, dai 30 ai 40, quindi hanno vissuto quel momento mini, no? E loro, ma, cioè, mi hanno fatto una domanda: ma non ti rompi le scatole del fatto che va per i fatti suoi? Cosa rispondete a una domanda del genere voi? Vorrei capire voi, perché la mia risposta è che tutto il divertimento è prima e quella è la resa dei no, dei conti, diciamo, no? Però non lo so, cioè voi che come... No, vai tu. Allora, per me in realtà è stata proprio quella la molla, nel senso che, ok, radiocomandate, belle, divertenti, le guidi, quindi ci devi mettere del tuo. Sì. Però io ero arrivato a un punto in cui mi sono detto non di impegnarmi, perché alla fine... cioè neanche con i mini 4D mi impegno, cioè io vengo apposta, come dico sempre, certo, per giocare. Sì, sì. Cioè io mi diverto se la macchina sta dentro la pista. Esatto, per il resto... è un traguardo. Esatto, per me è quello è il mio traguardo. Sì, sì, sì. E, più che altro per me è stato un po' il gradino dopo, cioè quindi se uno deve pensare alla radiocomandata come una gara dove tu sei il pilota, la mini 4WD è la gara dove tu neanche sei il meccanico, sei tipo, non so, il team manager, cioè è proprio diverso, perché per te tu ti devi guardare le manche, quindi ti devi programmare, ma sei tipo Jean Todt, una cosa del genere, no? Sei il Jean Todt, sì, della situazione. Sì, più della Ferrari di una volta, cioè. E, però è quello, cioè a me in realtà qui piace di più il fatto che prepari la macchina, la setti, pensi a come andarti a programmare le manche, come giocartela, le, sì, strategie, diciamo, e la macchina va da sé, quindi effettivamente è come se tu avessi un altro pilota che va per conto tuo. Sì, sì. Quindi per me, a me piace proprio quello, cioè io quando ci sono entrato nel mondo del mini 4WD è proprio la cosa che mi ha detto: bello, finalmente non sono il pilota, sono il team manager. È un altro... è come, non so, fare qualcosa di, tra virgolette, competitivo, o comunque di sfida, che è più sfida con se stessi, ma senza, come dire, qualcosa che sia legato, cioè, d'azione durante la gara. Non so come spiegarlo, no? Cioè, il fatto della preparazione, la strategia, i componenti, questo, quell'altro, scelte, fare delle scelte... la somma delle scelte che hai fatto poi si verifica nel momento in cui vai in pista. Questo è un po' il, insomma, quello che ho capito io di quello che mi hai detto, ecco. Te, esatto. Axel, invece, cosa ne pensi? Allora, concordo. Forse l'unica cosa che varierei è che, allora, personalmente vedo le radiocomandate come molto più da relax, nel senso... prendersela proprio il tipo: devo staccarmi la testa, perfetto, di andare. Con le mini 4WD hai la componente del setup, del montaggio prima, quindi magari, non so, ti dedichi quel pomeriggio, quella giornata anche, sì, a sistemarti le macchine. Ma c'è anche tutto quel ragionamento sul lubrificare i cuscinetti in un determinato modo, pulirli, quindi comunque anche, non so, le batterie, che è un mondo a parte dal quale ci metti secoli a imparare, fai danni, perché alla fine prima o poi fai danni con le batterie, quello dico. Sono successe cose che meglio che nelle live non vengono raccontate. Addirittura! Batterie esplose! No! In pista? In pista no, a casa col caricatore, è uscito l'acido. Ah, quello è successo anche a me quando l'ho caricata a 2-2-1.
Lascialo perdere. Ma io le pile le carico a 2-2. Ti ricordi la prima come, gara? Scusa, le carico a 2-2, ma in che senso? E pensa che su 10 pile se ne è sciolta una sola. Cioè, una sola. Vabbè, allora... Sono fenomenali. Io queste pile non le cambierò mai più. Veramente, sono i migliori del mondo. Cos'è? Io domenica ho caricato le batterie una volta sola. Anche io, raga. Anche io. Una volta sola. Anche io carico forse una e poi dopo le altre... Sì. Easy. Forse ti metto dentro. Io forse. Qua le ho messe a caricare, ma giusto perché avevo fatto l'esatto contrario. Ho detto: io voglio una macchina talmente lenta che ci metto le batterie a schiodo. Devono essere a 1,55 dentro la macchina. E la macchina deve sta ferma. Va bene, ma bene, dimenticarmene. L'avete visto il momento in cui durante le prove, forse c'era solo Axel. La mia macchina andava così piano che sulla parabolica si stava fermando. No, si è fermata. Si è fermata, l'abbiamo proprio tolta. L'abbiamo proprio tolta, sì. Ma lì alla fine era il motore, gli ingranaggi che stavano slittando, le batterie che non avevi caricato. Erano gli assali, avevo stretto troppo le gomme sugli assali. Ci avevo dato come un animale a stringerle. Allargate leggermente. Poi vabbè, avevo i cuscinetti di plastica, vabbè, lasciamo perdere, raga, dai. Lo sapete che cioè, io sto praticamente partendo dal rusco, no? Piano piano si aggiunge un pezzettino, piano piano. Beh, poi... direi che tutti siamo partiti da lì, Sì, sì, per carità. Cioè, io già il fatto di, di non avere scritto nel tabellone tutti 99,99 sono già contento, ok? È già qualcosa, per me è già un piccolo traguardo. Pugio, ricorda che nonno Nanni ti osserva, attento a ciò che dici, addirittura. Ci sono proprio... King! Tranquilli, a 2-2 reggono, io faccio così da un anno. Li ho ripiudati come team e allora... No, addirittura! No! La macchina rasata pagava di più. Beh, pagava una corporazione è così, le corporazioni pagano, raga. Mi spiace dirlo, per la piccola azienda italiana... Che ricordiamo, non si capisce il perché, ma se lo cerchi su Google si trovano solo immagini di furgoni che prendono fuoco. Sì. Questa cosa è stranissima. Cioè... Storia vera. Story very, per persone veri. La Gumball. Sì. La Gumball di nonno Nanni. Guardiamo, ha detto, come è fatto un furgone? Prendiamo le foto e prendiamo gli adesivi uguali. Guardiamo su Google, c'erano... Allora, le notizie erano... furgone in fiamme e foto di furgone in fiamme di nonno Nanni. Noi ci abbiamo messo una sera a trovare una foto ma vera come? Per vedere la grafica. Deve essere un solo furgone in fiamme. Così, per l'azienda io magari suggerirei di valutare meglio i mezzi, perché probabilmente una tendenza alla combustione, non lo so, perché c'è un qualche tipo di problema. È la cagliata che... Sì, boh, magari sì, fa scintille. Così, no, una roba del genere, ecco. E... mi sono perso. Già mi sono perso la prima volta. Perfetto. Te l'ho detto che deviava. Sì, dai. Cioè finiva così. Io lo sapevo che finiva così, raga. Cioè, lo sapevo. Cosa vi dovevo dire? Aspetta. Ah, sì. Vi volevo chiedere una roba, no? Cioè, tanto siamo tutti qui appassionati di mini. Gente che gareggia, che si diverte, che si passa le serate da montare e smontare. Qual è secondo voi il miglior chassis da utilizzare in una gara? Propongo di dirlo al 3. Così avrei proprio lo scontro. Vai! Ne ho trovato solo uno! Nel frattempo compare una Barbara Selvatica che controlla Puggio. Esatto. Allunga il braccio. Si vede? È passato il braccio? No, non si vede. Aspetta, vieni a salutare. Un braccio. Aspetta. Stavo salutando in maniera smanacciosa. Non so perché stasera faccio questa cosa. Mi è venuta perché ho la cam un po' in alto. E sì, me l'hai attaccata tu. Sicuro me l'hai attaccata tu. Sicuramente. Vai, quindi sì. Sì. Allora. Al 3. 3. Vai. 2. 1. MA. Ma allora, perfetto. Io la motivo. Allora, la mia prima mini era un Avante Orange Clear Special su MS. Quella macchina da scatola, quindi telaio MS bianco, non stava in pista. No, questo è verde, vero?
La Mark 3. Io ce l'ho tipo sul gozzo, l'MS. Lo uso soltanto nella Expert classica. Ok. L'MA è stata la mia prima mini, che era una Steel Wolf normale. Mm. Quindi telaio MA grigio sotto, che tipo, okay, non penso ti trovi neanche sfuso. Quella macchina no, mi credo ha portato a podio il primo anno. Cioè, nel senso che io il primo anno, dalla terza gara, sono stato arrivare primo e quindi sono arrivato primo campionato. È quella che mi avevi raccontato che continuavi a usare senza modificarla. Sì, esatto. Beh, non male. C'ho ancora dentro la valigetta. Cioè, nel senso, è rimasta lì da 6 anni e continua a portarmi a podio quando va bene. Non male. Quella è la macchina tenuta nella valigetta per le situazioni importanti. La tiri fuori. In case of emergency. È tipo... Con ancora la tua carrozzeria. È proprio di te. Stessi roller, stesse viti, stessa carrozzeria. L'unica cosa che ho cambiato è il motore, perché dopo 2 campionati di fila è morto. Meno male. Ho proprio le spazzole a zero. E basta. Tutto il resto è lì da 6 anni. Mizzega. Tanta roba. Io sono d'accordo con voi. Ma non so perché questa cosa di avere il motore centrale mi tranquillizza tanto. Non so, più una questione mentale. Anche l'MS è vero. Motore centrale. Però io l'MS non l'ho mai usato, quindi adesso vediamo. Cioè, vediamo. Questa la stiamo iniziando a tagliuzzare, questa qui, che era un Avante Mark 3. Poi è... vedremo, ci ho già cambiato il body anche, insomma un po' di cosine vedremo, vedrete, ci lavoreremo. Io... ce l'ho qua una, si vede? Sì? Sì. Mm-hmm. Questa qua mai usata, cioè. Perché? Costruita. Perché in realtà non so dove usarla. Perché... ah, è quella famosa dei pezzi. Esatto, sì. degli esperimenti. Quella c'ha tipo c'ha le luci anche, tipo, esatto, no? Esatto, non so, funzionano, sì. C'ha i fanalini, c'ha i fanali. C'ha le luci, raga, incredibile, mai pura FMA. Beh, raga, voi ovviamente dite la vostra in chat, cioè, se... Esatto. Assolutamente. Perché il buon acciaio è un purista dell'FMA. Sì. Continuerà a usarlo in risposta a tutti noi. Un purista. Mi è piaciuta. E non so se ci sta seguendo anche Filippo, e lui il suo miglior telaio secondo me per lui è il VS. Sì. È durato una sera è durato. Ma come? L'abbiamo montata, messa in pista, è uscita, si è aperto in due il telaio, posto, miglior telaio della vita, presa buttata via. E da lì mi metto il VS mai più. Io il VS l'ho montato, l'ho provato in una gara, retto. Poi tutti i fori dove si avvitano le viti, quindi baffo davanti, baffetti laterali, così, sì? Tutti crepati. Ok, raga, cioè, di cosa è fatta? Proprio sbagliato il materiale a questo punto. È sottilissimo, è bellissimo come telaio, super leggerino. Sì, devo fare una gara e buttare via la macchina? Cioè, va bene, però anche ciao no. Davide, benvenuto. Severo ma giusto, assolutamente sì. No, Filippo è fuori casa, ci dicono. Filippo non c'è. Ci seguirà in past broadcast. Assolutamente sì, assolutamente. Bravi raga, iscrivetevi al canale, iscrivetevi. Momento marchetta, momento serietà, va bene, basta. E che altro vi posso dire? Cioè, sì, va bene. VZ che dicevano in chat, tra jump VZ leggero e flessibile, io ce l'ho un VZ. Sì, bravo. Curioso di volerlo provare. Bella laser. E... è una cosa che prima o poi ce l'ho, sì. Questa cosa di dire l'MA, so che funziona e tutto, però buttarmi su un qualcosa, a me piace sempre cercare di fare qualcosa di diverso che magari sì. Non funziona, però dire oh, provi. Ragazzi, io prendo 10 secondi ma sto girando con un telaio assurdo. Sì bravo, come il discorso di questa qui, cioè adesso boh, io sono andato in fissa raga per le mini con il body praticamente agganciato con le molle frontali che fa da vela, no? Non so, ci sono rimasto sotto questa cosa qui. Per cui devo per forza prepararla, una del genere. Voglio vedere se ci riesco, quindi il telaio me l'ha suggerito Axel, che tra l'altro lui si ricordava che io in casa avevo un telaio MS alleggerito e io no. Che mi ha detto, l'ho visto in uno dei tuoi video, e io ho detto... davvero? Sono andato a casa e ho aperto la scatola. È vero? È stato un momento molto così. C'era una sua piccola foto così. Sì. Tant'è che mi sono anche chiesto, ma. Non è possibile. Mi sono guardato dietro. Tipo.
Axel, ma mi stai guardando cose incredibile. Questo vuol dire che guardate i miei video, raga. La cosa mi fa molto piacere, quindi molto molto bene, ci fa molto piacere. Giustizia per Duncan. Chi è Duncan, raga? Allora, chi è Duncan? Barbara, dimmelo, perché non me lo ricordo neanch'io. Sono i nostri vaneggiamenti di una chat. Ah. Vai, vieni, racconta chi è Duncan, perché non lo so. Allora, però hai tu il microfono. No, ti sentiamo da Dio. Ok. Allora, ci sono. Duncan, ci fu... Perché c'è Filippo e Alberto, hanno dei problemi. Nella chat di Nonno Nanni. Sì. Jack se già ride. Litigano spesso per la questione FMA, MA. Sì. E c'è proprio litigano. Una serie di una lunghissima discussione in cui c'era Alberto che teneva sotto ostaggio la macchinina di Filippo e così via. E poi ci fu una roba di tipo la SWAT che arrivava e diceva: Duncan, devi liberare la macchinina. Nella tua vita non vale un FMA. Smettila di... Cioè, tipo i video quelli delle svuotate, una cosa del genere. Esatto. Ah, ok. Vi manderemo. È prima di open up quelli lì, no? Questi giga di screen delle chat hai presente, tipo il gruppo. Quelle, la doppia spunta blu lì. Sì. I gruppi Facebook uguale. Quel gruppo non ha anni. Che è tutto burrate e stracchini, insomma. Sì, sono tornato a casa dal lavoro una sera, guardo, c'era una cosa tipo 960 messaggi da leggere. Ed erano solo vaneggiamenti. Intanto grazie mille per esserti iscritta, Barbara, grazie mille. Arrivo. Non so se mi sento. Vabbè. No. Questo è Duncan. Questa è tutta la storia di Duncan. Madonna, vabbè, è lunghissima, cioè, raga. Questo è l'epilogo. Ci fidiamo sulla parola. Che hanno detto i giornali dopo. Ci fidiamo sulla parola, è lunghissima, bella. Sì, è stato tanta roba. Me lo ricordavo. Tantissima roba. E cosa vi volevo dire? Cioè, quello che vorrei capire io più che altro è: secondo voi quanto è importante spararsi 1.000.000.000 di video di build delle mini? O è più importante provare? Tutte e due. Nel senso, i video a me hanno sempre dato un sacco di idee. Mm-hmm. Ci ho tirato fuori anche qualcosa di furbo. Mm-hmm. Però dipende. Perché allora, cioè, devi anche adattare quello che vedi ai regolamenti che ci sono in giro. E molti video, ovviamente, io... Per me, ad esempio, che corro nella GT... molta roba non la posso fare, ma anche solo per il quantitativo di roller che metto, almeno se io guardo di solito i video Filippine, Giappone e quant'altro. Sì. Però cioè vedo 4, 5, 6 roller in una macchina e dico: ma cosa ci faccio? Sì, sì, solo da un lato, cioè ce li hanno tipo 14 roller. Sì, sì, e dici: cosa cacchio? No, cioè, quindi. Sì, ma io posso mettere una clessidra, quindi. Cioè, io metto la clessidrina davanti e i due dietro, fine. Non è che posso però mettere più di tanto. Ti dà tante idee e sì. Piuttosto che guardare le build proprio. Ci sono un sacco di youtuber giapponesi così, mm-hmm, che ti fanno più dei tutorial sulla teoria. Di come funziona, lo preferisco su quello, anche su come testare. Cioè, esatto. Ho trovato tipo uno che spiegava quale può essere un mini set da casa per la pista per fare le prove. Quindi, magari salto, posizionalo qui, poi metti una curva, fai sì. Questo, cioè, diciamo come assemblare la pista per potersi fare dei test domestici, tra virgolette, no? Una cosa di questo tipo. Non so se mi sono spiegato decentemente, no? Provare e parlare con la gente più forte di te. Concordo con Andrea assolutamente. Cioè, penso che se io domenica sono stato dentro 2-3 volte è solo perché mi sono arrivati i consigli giusti. Solo per quello. Cioè, non ci vedo proprio altra possibilità. Nel senso che sicuramente avrei modificato la cosa sbagliata. Molto probabilmente. E poi ho capito che c'è una cosa fondamentale, perché poi ho provato con io ho la pistina a 2 corsie, per ora solo quella. Però già da lì mi sono accorto che quella che ho fatto girare in track GT, lei, la Hexagonite, manca le saponette davanti, ok?
Già solo per questo motivo, raga, ho provato a metterle e poi togliere per vedere la differenza. Senza, cioè, quando imbrocco le salite vado veramente troppo forte e rischio di uscire. Sempre, sempre. Cioè, le saponette che non sono un freno in realtà, però comunque quando attacchi con la salita un minimo ti fanno attrito e quindi sì, entri in salita leggermente più frenato. Io quello mi ricordo perché me l'avete detto voi, per esempio. Ma io l'ho imparato da uno youtuber giapponese, adesso non ricordo chi, sì, sì, sì. Che... quello che spiega l'angolazione, che ti fa vedere scivoli. Sì, 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 esatto, che ti fa l'angolazione. E diceva proprio questa cosa, diceva, ah, per i salti la saponetta ti può aiutare, così ho detto, oh, proviamo, sì. Messo, funziona, vedi, funziona. Quella è stata un'idea che ho visto in un video. Probabilmente io da solo non ci sarei mai arrivato, ma anche solo appunto a livello di esperienza manco, cioè non conosco tutti i pezzi del mondo, quindi non avrei mai pensato. Ce n'è un bel quantitativo di pezzi, raga. Quindi magari è una roba che tu non sai manco che esiste e ti, no, svolta, esatto, tutto. Io non sapevo neanche che esistesse, per esempio, non lo sapevo, me l'avete detto voi. Io per esempio così avrei, ho visto anche gente che mette il freno davanti, so che per noi non si può utilizzare, però so che in alcune gare, cioè in altri regolamenti sì, per cui, cioè, prima cosa che avrei provato a fare, se avessi potuto, sarebbe stato mettere un freno frontale, in modo tale che avrei fatto probabilmente il doppio di quello che fa una saponetta, no? Così, sì, ipoteticamente, no? Direi. Una cosa di questo tipo. Tutti da Edo a comprare le saponette. Sì, tra l'altro ho visto, ho fatto un post, penso ieri, sì, o sì, l'altro ieri, tipo gliene sono arrivate 800. Sì, sì, gliene è arrivato 1.000.000. E probabilmente sono già, vabbè, finite. Se è passato qualcuno, probabilmente le ha già finite tutte, raga. Io ogni tanto bazzi, perché praticamente abito dietro al negozio di Parma, no? Che è tutto improntato sul modellismo statico, quindi niente a che vedere con quello che fa Edo, però ogni tanto ha qualcosa delle mini, per cui quando ci capita, dato che il proprietario è un amico, quando passo a trovarlo, cioè, ah, c'ha la buon'ora, però adesso ti scrivi, io non ho parole. Cioè, adesso veramente mi arrabbio, ve le faccio sparire io le mini alla prossima di campionato, eh? Ma guarda, cioè, incredibile, oh, cioè, ma assurda sta cosa, bellissima, grazie mille per essere iscritti, bravi, 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 grazie raga, grazie del supporto, vi si vuole bene. Quando uscirà, benvenuto alla community di Puggio e benvenuto a Axel. Infatti stavo pensando, togliamo l'iscrizione, quello poi la rifacciamo in questo momento. E tra l'altro il bot è nuovo, quindi sicuramente farà notifiche, sicuro. Non ci sgama, possiamo farlo. Credo di no, perché è una roba nuova che adesso è iniziata ad esserci anche su YouTube. Figlia un po' di quello che è Stream, okay, Elements per Twitch. C'è la variante che si chiama Mercury per YouTube, che permette di avere assistenza anti-spam, via dicendo, e queste cose qui. Giusto così, info tra YouTuber, raga. Beh, Barbara la ringrazi e io mi prendo le sgridate. Beh, il mio ringraziare Barbara era, cioè non era proprio ringraziarla, era una buon'ora. Poi sei arrivato tu, ci hai messo il carico da 90, hai calato lo stracchino e quindi io, come dire, devo far notare la burrata, ecco, mettiamola così. Giustizia per acciaio. Bellissima, bellissima. Qual è la categoria che vi piace di più, raga? E manca, allora, voi, stai corri in GT e rally, ti direi, a me la GT piace un sacco. Adesso c'è la GT coi salti, sì, la, okay, GT Jump, la prima, vabbè, che ho fatto poche gare, però non mi prendeva troppo. Cioè, effettivamente io mi sono reso conto subito che quando c'erano quei 2-3-20 jump mi divertivo molto di più, sì, alla notizia del ragazzi jump. Bellissimo, cioè io lo preferisco molto di più. Sì, sì, sì. Speed. Infatti è la stessa, allora, cosa che mi aveva detto Edo dopo, diciamo, io ho iniziato a partecipare agli eventi come spettatore all'ultima del campionato precedente. Quindi è la prima volta che siamo venuti a fare il video, sostanzialmente. Mm-hmm. Sì, 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 sì. Però, ecco, sapere che c'era, cioè, il discorso della jump, poi sono andato a vedere un po', ho bazzicato un po', sono andato a vedere qualche video. Ho detto, fighi, raga, cioè, bellissimo, cacchio. Poi le macchinine volano. Sì, ma poi sai cos'è la cosa che mi ha esaltato ancora di più? Vedere che una mia macchinina
saltava dritto e atterrava pari. Cioè il fatto che non si cappotta, perché se vi ricordate la prima, io e Mirko facevamo i backflip, facevamo ci giravamo testa coda proprio, era una roba. Io l'ultima gara ho fatto la rotazione 180 nelle prove, grazie a Dio, ma la prima gara, quella che poi sono andato primo, io non ho idea di come, del perché. Io guardavo i video, c'erano le macchine saltando dritte, per vedere la mia che passava così, tipo di fianco. La tua ha fatto delle sponde incredibili in volo. Sì, sì, la tua ha fatto dei numeri incredibili, delle volte visto fare magari mezze parabole con il mezzo bumper appoggiato sulla sponda e poi rientrare. Sì. E dici, ma che cacchio, sta macchina è posseduta, non lo so. Io ho un video della mia macchina nella prima gara che c'era il doppio salto e poi il ponte. Si vede la mia macchina che salta, entra così, sparisce dietro il ponte. Sì, l'ho e visto. Le subito la macchina. L'abbiamo visto quel video lì, incredibile, incredibile. Io l'ho sempre detto, io quella gara non me la meritavo, mi meritavo miglior premio acrobazie, ma... Ragazzi, la mia macchina è arrivata ruzzolando in fondo. Raga, io vorrei dare il premio come miglior bastian contrario ad Acciaio, che dice stock, fine. Voglio la gara stock, io, fine. Te, Axel, invece? Devo dire GT, però di 6 anni fa. Nel senso che quando io ho iniziato a correre, cioè io ho iniziato a correre in GT, e al tempo la GT era molto più tranquilla, nel senso che eravamo ancora agli inizi. Quindi era effettivamente una entry level come dovrebbe essere. Sì. Quindi pista classica, velocità, però non c'era tipo analisi delle batterie e tutte robe così. Ok. Spingere. Si andava dritto per dritto, insomma. Pulire bene i cuscinetti, ma finita lì. E quindi era effettivamente divertente. Quando negli anni, tipo dal mio secondo, terzo anno, si parla ormai di 3-4 anni fa, si è iniziato a pistolare molto sulle batterie... La pista classica, diciamo, mi aveva un po' stancato, perché comunque lì o ti smetti a spingere la velocità oppure non ce la fai. Sì, sì. Nella jump molte più soddisfazioni. Sia al tempo c'era la track, che mi divertiva molto, che è molto simile alla track che abbiamo adesso, o se no poi la open. Io la open ho sempre trovato solo del gran divertimento. Poi, è chiaro, è uno sperimentare. Certo. Cioè, è un mondo molto più complicato rispetto a una expert, perché comunque devi tagliare, spacchi roba, perché sì. Tutto sta listato, certo. Finisce e succedono le cose, sì, che non dovrebbero succedere, però diciamo mi diverto molto di più. Poi chiaro, c'è quella volta dove la mini va benissimo con quella determinata pista e quindi arrivi primo, c'è l'altra volta nel quale la macchina non è a mezza. Vedi la mia scorsa gara, che avevo le macchine che mi hanno detto, senti, non ne abbiamo. Ma come? Volta, tu finisci si sono rifiutate. In giù. Praticamente, non so se hai visto la mia classifica della scorsa gara. No, non ci ho fatto caso in realtà. Un decimo, un undicesimo e un quattordicesimo posto, qualcosa del genere. Vabbè, tranquillo, tanto dietro c'eravamo sempre noi. Quindi... Beh, io la gara prima ancora ho fatto 99-99-99 con due macchine in due categorie, quindi sei proprio non è mai stata dentro. Può capitare. Comunque, raga, volevo dire che siete fantastici. In chat mi state uccidendo davvero. Vi adoro. Gesui Acciaio è il nuovo hashtag in chat, ragazzi. La parabolica sulla banca della scorsa gara. Non so se ci avete fatto caso, che avevamo la parabolica appoggiata sulla panchina. Ah, era una panca, non ci ho fatto caso. Sì. Bellissimo. Beh, quella mi è piaciuta molto, la parabolica fatta così è bella. Quella lì è bella. Ho visto alcuni video dove fanno dei setup della pista con la parabolica che è quasi in verticale. Sì. Però, cioè, non voglio pensare che caspita di motore ci vuole per rampare lì su, perché... Dici di no? È di inclinazione. Sì? E dici tutta velocità, prendi velocità e sali, fine. Sì, ma anche quando fanno il laterale, che praticamente sali sulla parabolica, c'hai il pezzo lungo, che è molto lungo, e poi scendi giù dall'altra parte. Sì. Basta che i roller inclinati verso davanti. Figo. Molto bello. Molto, molto bello. Io comunque propongo, prossima gara, visto che abbiamo... è una gara a doppi punti... Ritorniamo col giro della morte come ci fu. Mamma mia, il giro della morte. No, cioè, davvero? Ho visto solo delle foto. No, lo voglio fare, raga. Io quella gara lì penso che me la ricorderò, perché era campionato, era gara doppi punti. E in open abbiamo fatto, eravamo tipo 30 iscritti. Sì. Ho fatto il tempo io e un altro ragazzo. E tutti gli altri fuori.
Lo voglio fare! Giusto per vedere tipo Willy il Coyote. Ah, quello, perché avendo i freni settati, sì? Tu arrivavi su e in salita toccavano i freni, quindi si, la macchina cascava. E cosa hai fatto? Li hai tolti? No, lasciavo solo quello davanti. Ah. Quindi toccava davanti, poi saliva e quindi riusciva a ruotare. Paradossalmente le macchine in stock lo facevano senza problemi. Pensa a te. A jump. Pensa a te. Arrivavano... Noi tutti super elaborati, ci chiodavamo e cascavamo. Ma porca miseria, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Ciao Giulio! Il bello della jump è soprattutto che, a differenza delle gare classiche, non c'è una macchina simile ad un'altra. Vero. Vero. Assolutamente. Assolutamente vero. Più che altro hai macchine diverse le une dalle altre, anche, cioè, a livello di gara. Stessa pista, macchine... Io ho visto macchine completamente diverse, ma non... qualche dettaglio, cioè proprio che una non c'entrava niente con l'altra. Rispetto alla GT e la vecchia GT, dove probabilmente anche nel corso degli anni, sì, si è raggiunto quel limite che sapevi che la macchina era quella, quindi sì, cominciavano a portare, sì, tutte lì le soluzioni tecniche. Sì, sì. Qui non so ancora se è una questione di inizi, perché ripeto, questa è il primo secondo me no inizio. Però anche allora, la categoria è diversa, cioè sì, proprio sì, sì, ti permette molte più cose. Raga, mi spiegate una roba che volevo chiedere più che altro, perché ho sentito che ne parlava Axel. Dicevi lavare i cuscinetti, cosa vuol dire? Allora, i cuscinetti, ma così un po' come anche i roll, cioè qualsiasi roba che contenga un cuscinetto, quindi sì, sia gli ingranaggi così, quando ti escono dalla bustina, da scatola, non scorrono oggettivamente bene. Sì. Sono un po' impastatini. Ok. Cioè, ci sono dentro dei scarti di produzione, quindi sono un po' bloccati, no? Se tu li lavi con o il liquido dello Zippo o il petrolio bianco lampante, che quindi comunque li vai a... Lo sapevo che arrivavamo lì al liquido dello Zippo, raga, lo sapevo che ci arrivavamo. Ma allora, il liquido dello Zippo penso che sia la base dentro la valigetta di uno del quale Mini 4WD. Io ancora non lo fa, cioè so che si fa così, però ancora non l'ho mai fatto, cioè... Beh, allora, con il liquido dello Zippo tu pulisci i freni, pulisci le gomme, pulisci i roller da fuori, perché quando si corri sulla paratia si sporcano. Guardala, guarda, beh! Ma è il colore del liquame dopo una gara o...? Sì. È brutto colore ha, l'ha visto la mia ragazza da Edo, mi fa, ma quel bottiglino cos'è? Edo. Ah, per pulire i cuscinetti dentro è un bottiglino dove ci metti il petrolio e ci metti i cuscinetti, sì, e tiri su con la retina. Sì, sì. Molto, cioè, no? si usa anche per l'RC quella cosa lì, capito? Sì, sì, è per RC. È per RC, immaginavo. Perché per quello ce l'ho anch'io, però sulle mini ancora non mi ero dilettato. Effettivamente si può usare la stessa cosa. Sì, sì, alla fine sono solo più piccoli, niente di... Esatto. Niente di che. Poi li infili dentro... Da quello che ho più o meno iniziato a capire, molti li lasciano lì tipo intere settimane. La madonna, addirittura! Sì? Noi ce li siamo dimenticati dentro una settimana buona. E dopo si volava! Volavano, il problema è che in secca anche, quindi dopo comunque li devi lubrificare. Ah, quindi li tieni a mollo, li tiri su e poi ci passi col lubrificante. Sì, una goccina d'olio. A me anni fa consigliarono il Carapelli? No. Sì. L'olio extravergine d'oliva. No, sto scherzando, raga. Gusti. Sto scherzando. Beh, Pugio usa l'olio da barba, quindi figurati. L'altro giorno me la passate anche me, c'è la mia mini che profuma tipo di cedro, non lo so, di qualcosa del genere. Figurati. Era, aspetta. Era l'acqua della mozzarella. No, l'acqua della mozzarella. Beh, il signor nonno Nanni può lavare i cuscinetti solo così, con le acque della mozzarella, per forza. Axel, ci sei? Sì. Ti vedo contemplativo, stavo pensando tirassi fuori una perla. No, stavo guardando la chat la chat, perché ho anche io la chat della live aperta. Ah, ok, ok. Ho detto adesso tira fuori una perla incredibile, no. Stava caricando. Il profilo, no, di mio padre... Continua a spiegare, perché io ne so un decimo, quindi in realtà sono tutte cose che imparo anch'io. Vedi? Lo scemo che fa le domande serve a qualcosa.
Volevo leggere un attimino la chat, raga, così recuperiamo anche i messaggi degli altri. Il profilo è di mio padre, sono il ragazzo col ciuffo blu. Sei Jackie? Un saluto da Mini 4 VDH. Ah, no? Non sei Jackie? Sì. Sei tu? Ciuffo blu? Sì. Jacopino. Ah, grandi! Un saluto da Mini 4 VD Academy, grandissimi raga. Grazie per la storia, si vuol bene. La GT era light dash, rodato e basta. Le metti nel petrolio bianco per giorni e giorni, sì. È un passabrodo a 10 euro. Che senso è un passabrodo? Sì, beh, quel coso che vi ho fatto vedere è un passabrodo, dai. Mi piace un sacco come nome, ufficialmente il pulisci cuscinetti diventa il passabrodo per me. Nome... Ci metto sull'etichetta anche, passabrodo. Beh, giuro, perché la prossima gara mi presento col passabrodo, raga, veramente. Anche il motore lo puoi pulire lì dentro, però sapevo che non si possono manomettere per noi, giusto? Cioè in teoria non si possono aprire. È rodaggio. Motore tu lo puoi pulire perché escono anche quelli lì pieni di scarti di produzione, schifi vari. Ok, ok. Dopo ogni gara che raccolgono polveri e robe varie, okay. Se tu prendi un motorino dopo una gara e lo pulisci, sì? L'acqua ti dice, il petrolio diventa più o meno di quel colore lì, quel bel grigino. Che schifo. Esatto, denso. Che conserva di cuscinetti della nonna. Tu il motore non lo devi aprire. Quella è una manomissione. Però okay. Se lo puoi rodare, ci puoi mettere dentro dei liquidi per pomparlo di più, insomma. Per aumentare. Raga, prossima live facciamo una live sulle manutenzioni. Facciamo. Bella, bella, mi piace. Tanta roba questa cosina qua. Conserva di cuscinetti della nonna, assolutamente. Tra una passata di pomodoro e una marmellata di ciliegie. Siccome prossima gara a doppi punti avremo tutti delle astronavi. Ma come prossima gara davvero? No, in realtà io farò il contrario. Prossima gara a punti doppi io avrò un trattore. Cioè deve solo arrivare in fondo, fine. Lui deve arrivare in fondo, deve fare un tempo e basta. Concordo con quello tempo. Che dice Puglia. Gara l'obiettivo è quello. Ma può essere che sia molto più difficile? Può essere che sia molto più difficile, dato che ha doppi punti? No. Beh, no? Secondo me non... No, di solito no. No? Ok. Un giro della morte. Se è più difficile non prenderci. Se mai che lo stai guardando. Ciao Edo, se ci sei! sì, sono già chiaro. Oppure quei salti alla giapponese che ho visto, che tipo in Giappone hanno questi salti tipo, non so, da 12 metri, cioè le macchine aprono le ali. Sì, volano. Vabbè. Ma ho anche visto quelli che le fanno andare sott'acqua, raga. Che la tocca. Fate quelli che le fanno andare sott'acqua, raga, ma li avete visti? Quanto è bello. Sì, ma è follia, cioè nel senso, che è follia, sì. Cioè se ci pensi dici perché? Però beh, sì, dai. Detto, nell'off-road, no, cioè Mini 4D off-road, noi entriamo dentro le pozzanghere fangose e usciamo dall'altra parte. No, ma proprio dal laghetto, cioè proprio le piste come le nostre, ho visto gente con le piste come le nostre, che c'ha la vasca con la pista che entra dentro la vasca, sì. Fai due o tre magari chicane dentro l'acqua e poi esci. Cioè vai tipo a rallentatore. Assurdo, incredibile. Però ci sta, ci sta, ci sta. Più live così, assolutamente, Andre. Anzi, se volete, raga, vi ospito tutti molto, molto volentieri. Prima o poi riusciremo anche a fare una live organizzata con una pista, organizzandoci magari. E ci si trova e si fa una livettina chiacchierata con qualche prova sulla pista. Sarebbe parecchio interessante, secondo me, che dite. Sarebbe interessante molto. Sì. Tra l'altro, raga, io lo dico così en passant. Non so se forse c'eri tu, Puggio, vicino a me, che ne parlavo con Edo, che dicevo sarebbe bello fare qualcosa anche dalle mie zone a Parma, no? Potrei aver trovato un posto dove mettere giù una pista. Potrei. Evento speciale, nel senso che è la mia parrocchia. Il prete mi conosce da una vita, gli ho chiesto, dato che c'è un teatro mega galattico, gli ho chiesto se magari se si poteva fare, mi fa, non sarebbe un problema. Insomma, così in amicizia si fa un torneino così. Marcello ne aveva una che era andata in sabbia e acqua, va a 10 frame per secondo, lagga in pratica. Sì. Sta laggando. Ci sto anch'io se volete, assolutamente, assolutamente, Jackie, poi ci organizzeremo. Grandi a Parma, assolutamente, raga. Sì, io nasco, cresco e vivo a Parma, ma gareggio a Bologna con queste due bestie, con questi due bei ragazzoni qua.
E così, raga, insomma, benedizione degli autoveicoli. Qua proprio ci stiamo... Voi dovete sapere che nella parrocchia davanti a casa mia, che forse Axel sa, San Cristoforo, okay, la parrocchietta di San Cristoforo, fanno, sì, tutti gli anni la benedizione dei veicoli. Io sono stata tanto così da portarsi la macchinina. Gli era ti tanto prego, così. Fatti fare un video mentre lo fa. Nell'acqua santa di mozzarella? Ah, ok. Chiedo nel caso. San Nanni, dicono? San Nanni? se la fai d'estate ci sono... Ma sì, dai, raga, tranquilli, tanto adesso... ci si organizza, dai. È una cosa in divenire, devo capire intanto quanto è realizzabile, perché è stato un po' un pur parler citando i francesi, no? Quindi capiamo un po' se si può fare, più che altro perché, diciamo, noi siamo, come dire, giocatori, se dovessi dire mettiamo giù delle regole io non sono assolutamente in grado, quindi trovare lo spazio e far due corse tra amici sarebbe quello il mio limite. Ma quindi magari capiamo se possiamo strutturarla, provare, cioè mettere giù una pista per mettere giù le macchinine e guardarle girare, cioè proprio bello anche quello, sì, sì, cambiarsi, cioè fuori dalla gara, quindi fuori dalla, sì, 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 competitiva, dall'attenzione, così trovarsi, sì, un pomeriggio, una giornata in gruppo dove e fare prove, sì, esatto, sì, sì, le macchine sono, easy, lì per provare, sì, 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 provare, assolutamente. E poi comunque, dato che so che comunque il, diciamo lì l'ambito dove sono cresciuto io, sempre molto attento al fatto che ci siano magari degli esempi positivi anche per i più piccolini. Ovviamente transenna invalicabile, non si toccano le macchinine, pena totò sulla manina, come si suol dire, però magari sai, può diventare anche un bel momento, da fare così, ecco. Poi c'è anche un palco con il proiettore, io ho pensato, ho detto magari sai, metto la telecamera che segue la pista e la facciamo andare sul maxi schermo, quindi chi è lontano vede anche più da vicino la pista, cioè insomma mi sono fatto un film un po' articolato effettivamente, però niente di troppo complicato secondo me da mettere in piedi. Sì, potrebbe essere carino, raga, non prendetelo come già fatto, nel senso che ci devo lavorare, devo in divenire, sì, dai, vedremo se salterà fuori qualcosa. Se salta fuori qualcosa sarete tutti assolutamente invitati e sarete assolutamente tutti ben accetti, dai. So che ci sono un bel po' di ragazzi, perché uno fra questi gareggia con noi anche della mia zona, che sono anche dotati di pista, che si sono anche resi disponibili a mettere giù i loro pezzi, quindi no problema proprio. Magari riusciamo a farne anche una, boh, particolare, o a un certo punto cambiare il layout, non lo so, boh, così, idee buttate così. Vi faccio una domanda, raga, dato che ormai stiamo divagando un po' su quello che è il mondo delle mini. C'è qualcosa che vi dà proprio fastidio a voi? Delle mini? Del mondo mini. Le viti storte. Effettivamente. Magari sono io, No, vedi, brutto. Ma quanto è brutto vedere che tu prendi la macchina, la fai girare in pista, la riprendi in mano e ti trovi i roller così. Sì, no, infatti sì. Fammi controllare, aspetta. Perché mi sono una mezza randellata e si sono piegate tutte. No, le mie sono dritte. I miei sono dritti, per favore. Sulla macchinina mancano i roller. Due anche le vi quando pezzi. Parte il bulloncino e perdi le robe in giro. No, sì, raga, sì. Quello veramente brutte parole. No. Quello fa male. Quello veramente no, raga, cioè... Non lo posso vedere. Una delle prime gare avevo visto volare via una ruota, mi è venuto male. Ho detto no, ma io non posso gareggiare, non mi sentirei male. Guarda, la ruota è la meno. Anche a me l'ultima gara nelle prove è saltata via la ruota, è rimasto lì il cuscinetto. L'ho buono. Marcello mi fa, il cuscinetto è ancora lì. È per me, ho già vinto. Il cuscinetto poi è ancora nella mano. Il problema è il cuscinetto, perché quelli che quattro cuscinetti tipo 3-4 euro sono, una cosa del genere. Quindi... A cuscinetto, cioè una roba, dici. Se evito di perderlo, magari è anche meglio, no? Però vabbè, insomma. No, così. Però sì, le viti storte effettivamente sono molto. Molto esatto. Cattive. Sì. Perché finché te le hai infilate nella fibra, la sviti. Ma quando è storta ed è infilata dentro al telaio. È un po' un casino. Giù. Sì, è un po' un casino. È un po' un casino. E a livello di ricambi, cos'è che avete sempre? Che
che non vi deve mancare a voi. Cioè, vorrei avere un po' il parere di tutti. Quali sono le cose che secondo voi bisogna sempre portarci? Freni a parte, questo già è un discorso che col Fuggio abbiamo fatto. Esatto, guarda, io ho un bidone di freni. Sì. Allora, per me perlomeno, finché non sono passato da questa gara così ai cerchi in alluminio, prima io giravo con una barcata di cerchi. Davvero? Ma solo per il fatto che a me ogni tanto magari si comincia a perdere mordente il cerchio, così, e li perdevo strafacendo e tutto, quindi lì alla fine sono passato a quelli in alluminio e ho detto vabbè, a posto. Viti svasate, come dice Barbara, che non concordo, mai. Ne ho presi 4 pacchi l'ultimo giro. Anche Andrea, le viti devono esserci sempre, devi avere dei bidoni di viti, ma quello non, sì, secondo me non è un problema, perché a furia di comprare pezzi a te serve tipo, non so, un damper, ti danno un damper 8 viti. Esatto. Dici, vabbè, sì. E le collezioni. Poi in realtà io ti dico, io perlomeno metto sempre un 2x di tutto. Se io, per dire, ho anche una carrozzeria di riserva, perché so che prima o poi mi salterà la carrozzeria. Questi sono tutti viti a testa piatta, tutte. Ho fatto tipo una scorta devastante, cioè proprio per... Così, posso flexare la nuova valigetta, la facciamo vedere anche agli altri, raga. Dai, flexa, flexa. Guardate, raga, è arrivata oggi. Le rispondo io. Bellissima. Bellissima, ma la vorremmo più grande, vero Axel? Esatto. Che poi ho appena notato adesso che ha lo spazio per il lucchetto. Ma perché dovrei mettere un lucchetto alla mia valigetta? Perché quando ti costa 300 euro una macchinina, non dovevo mai contare i pezzi. No, non lo devi fare, Puggio. No. Non lo devi fare, sei fuori, no. Non esiste. Crema di pistacchio? In che senso crema di pistacchio? Colore della mia mini è crema di pistacchio, praticamente. Tanta roba, raga, che se mi avete ricordato, l'anno scorso ho mangiato il pandoro più buono della vita. Alla crema di pistacchio, buonissimo. Voglia di Pandora adesso. Stavi dicendo, Axel, prima che ti interrompessi con le mie cazzate? Niente. Dicevo, forse secondo me Puggio potrebbe essere anche d'accordo. Una cosa che non dovrebbero mai mancare in una cassetta sono gli assiali. Soprattutto nelle gare jump. Quanti ne pieghi? Rinforzati. Allora, io rinforzati li piego più facilmente. Io non li ho ancora piegati, Io ho dei rinforzati qua, alla terza gara, mai piegati. Ed è uscita di pista più di una volta. Mai piegati. Manco ci guardo se sono dritti. Però vedi, tipo questa gara qui erano troppo stretti. Cioè avevo stretto troppo le ruote. Infatti probabilmente cambierò i cerchi. Io ci guardo sempre perché appena vedo la ruota che inizia a fare così mentre gira, non so, mi viene nervoso. fuori allineamento. Oh, Wescar Skull, ciao! Buonasera. Io a quello non dico che non ci sono ancora arrivato, però... è uno di quei dettagli a cui non sto guardando, forse volutamente. Ma io vorrei lanciare una sfida... le ruote da drift, così. Di lato, vai via di lato, con gli occhiali da sole sul finestrino. Esatto. A livello del quale ti pettono in rotazione. E girano così. Sì, giusto. Io volevo lanciare una sfida a Puggio. Puggio, facciamola open. Ma perché devi farmi spendere? Allora, tu sei d'accordo con Edo per farmi spendere dei soldi? Beh, in qualche modo, alla fine, insomma. Io GT Rally. Poi dicevo, la GT può anche essere una Rally. La Open dovrei fare una macchina in più, sono altri soldi. Allora, io ho praticamente messo questa livrea, forse ve la ricordate, la San Juan, quella che avevo l'altra volta, no? Sì. È uguale, ho solo cambiato la scocca, ovviamente, nient'altro, no? Giusto per dire, perché non potevo fare una rally o una track, quindi ho aggiunto l'altra. Però ho detto, sì, va bene, cioè la track poi soprattutto è quanto una GT per quanto mi riguarda, non è che mi cambia poi sono tanto. Sono molto simili, cioè in questo regolamento la cosa... Sì, cioè siamo lì. Brutta, però a momenti tu potresti con... cioè mettendoti te dei paletti come pilota, diciamo. Sì. E potresti quasi usare la stessa macchina in tre categorie a momenti. E sì, allora, sì.
Io per partito preso a me non piace. Cioè, nel senso, io la mia GT potrei girare e metterci la carrozzeria da rally e fare la rally. Io mi sono fatto una macchina da rally completamente diversa, ma proprio per il gusto mio di dire, io ho due macchine diverse che fanno due categorie diverse. Sì. Ovvio che trovare quel qualcosa in più che ti proprio ti fa cambiare categoria, quello, cioè, come può essere una GT con una Open, con un Expert, così, che sono categorie completamente diverse, sì, è molto più interessante. È il motivo per cui mi sto lanciando in questa cosa, cioè voglio capire qual è la fisica che sta dietro a quegli stramaledetti proiettili, tipo quello che mi porta sempre a vedere tutte le volte Jackie, che prepara prima delle gare, o che mi fa vedere Axel. Voglio fare una cosa che quando salta fa la vela e va, so, c'è questa fissa. Ma perché è bello, è bello da vedere. Come me. Tu vuoi vedere che la macchina quando salta si apre. Sì, è bellissimo. Sì, ci metterò anche un piccolo striscioncino con scritto i radiocomandati. Sì, la roba che vuole, tu dici, cazzo è sta roba? Lo voglio anch'io, perché la loro macchina. Bellissimo, bellissimo. Ma domanda, caro Axel, che ormai ci fa praticamente da radiofaro in tutta questa nebbia di ignoranza del mondo mini. Ma un motore secondo te adatto a una Open? Light Dash? Io vado di Hyper Dash, ma poi c'ho una fissa io. Ok. Molti corrono con un Light Dash. Ok. Ovvio, dipende le prestazioni, nel senso che il mio Hyper Dash non è quello che uso nell'Expert Classica, che è un missile Terraria. Sì. È un Hyper Dash bello, che va, interessante. Sì. Senza strafare. Il Light Dash bello, però i miei non sono più così super mega prestanti, quindi non mi darebbero soddisfazioni. Ok. Però sì, Light Dash, Hyper Dash. Io penso che tenterò il Light Dash con quella che sto preparando adesso, per vedere come va. Vedremo. Adesso il mio obiettivo, Puggio, te lo dico perché potrebbe diventare anche il tuo da questa sera. Ho una buzzetta pronta. Ecco. Lo sapevo che la tirava fuori. Ma. 15 di gennaio, quando ci sarà la prossima di campionato, cacciare dentro anche una macchina nella Open. Ci voglio riuscire, raga. Ci voglio riuscire. L'unico mio problema serio, cioè dopo tutti i mille consigli che Axel mi ha dato, ho capito un po' come strutturare il tutto, se non come costruire i due, non so come chiamarli, bracci su cui posizionare la carena, ok? Cioè se prendere le cosiddette barre, quelle che sarebbero le barre di rinforzo per il fronte e il retro. Banalmente le barrette del freno. Sì, quelle dritte, lunghe, no? Quelle lì, cioè tagliare quelle, io taglierei quelle, viti, fine, cioè non farei nient'altro. Se posso, vi sparo lì un consiglio. Prima di tagliare il carbonio, tagliate la fibra di vetro. Ah. Costa meno. Ah. Fate le prove sull'FRP, quando siete soddisfatti tagliate una carbonio. No, io ho l'FRP, c'ho quella. Sì, perché tanto farò dei danni, quindi c'è che figurati. Sono tipo 15 euro di fibra di carbonio, tipo capito. 2 euro di fibra di vetro. Bravo, bravo. Infatti volevo prendere qualcun'altra, avevo visto quasi questo potrebbe andare bene, perché sono delle barrette, sai, magari fai una struttura che è tipo un quadrato rispetto alla parte frontale, dove metti anche magari delle molle. Ho trovato anche le molle da metterci, le molle che punteranno verso il basso, quindi quando andrà su le molle la riporteranno giù e fine. Ci voglio provare, vediamo se ci riesco. E comunque vi aggiornerò sul nostro gruppo Telegram, che è il gruppo Telegram dei radiocomandati, ragazzi. Non so se funziona, punto esclamativo Telegram in chat, se volete provarlo, altrimenti provo a metterlo io in chat. Ci provo, raga, vi incollo il link in chat. Se volete entrate, si chiacchiera, c'è tanta brutta gente, è molto simpatica. Ci sono un sacco di sticker con la mia faccia. Un sacco di sticker che dicono la vita è dura. Ok? E questo è il link al Telegram. Se volete entrare, raga, si chiacchiera. Ci si manda foto, video, ovviamente modellismo dinamico, niente foto di Puggio senza cuffie o cose del genere. Ecco, esatto. O cose di questo tipo. Per cui... Se volete, raga, fate pure. Entrate. E, quindi, cosa fai? Accetti la sfida?
Non lo so, allora io ti dico come cosa mia personale, avendo appena iniziato e imparando tanto ancora dalla GT, io mi sono detto, vediamo come va questo campionato, perché la cosa mia è come tipo il moto mondiale, sì, vai avanti, quindi dici, mi sono piazzato bene in GT, facciamo un saltino dopo. Sì. Faccio schifo nella GT, vuol dire che ho ancora tanto da imparare, cioè sì, è proprio una cosa che piace a me, perché sennò la mia... Quindi la mia te la stai vivendo categoria per categoria, diciamo. Sì. Ciao Mirkenu, ciao bro! Ciao Mirken! E quindi la mia cosa è effettivamente muovermi per categorie. Mm-hmm. Per ora, cioè, tanto da imparare, io ogni gara imparo una roba nuova che proprio non sapevo. Io voglio provare, sai perché? Perché ho questa strana idea che quando sono lì devo fare più messe a terra di macchine possibili e di tipologia diversa, perché secondo me una cosa fatta come una open, che comunque te la devi tagliare, assemblare, cioè è lì veramente secondo me si vede quanto, cioè, che direzione puoi andare tu, no? È diverso, è parecchio diverso. Magari mi può dare dello spunto per il resto, questo è il motivo per cui voglio provare. Vi aggiornerò. Perlomeno per me ho paura che il troppo stroppia, cioè metto giù troppa roba, confermo, mi stanca. E credo tu abbia ragione anche, però me, vabbè. Troppa roba. Credo fate come me, ogni volta che ti cambierò non mai più. credo tu abbia assolutamente ragione comunque. Parlo. Che no. Questa è proprio una cosa mia personale. Le macchine anche nella stessa categoria. Sì. Più macchine, cioè avere più macchine. Perché? Perché non chiedo anche ai ragazzi della chat? Questa è una bella domanda. Perché cioè, secondo voi c'è qualcuno che mette giù più macchine? Una macchina? Sì, vabbè, tu. Nella stessa categoria. Io mi iscrivo nella GT con tre macchine, per dire. Io cioè, me la sono sempre vista del una categoria, una macchina. Lavoro idem su quella, penso a quella. Però cioè, voglio capire, perché io ho visto anche ragazzi che magari hanno tre macchine, cioè che magari si presentano con nella stessa categoria con tre macchine, magari tre setup diversi. Sì. Però la mia cosa è, ok, devo pensare a far stare in pista tre setup diversi. Infatti noi gareggiamo perché... con due, ma è vero che a casa le preparo io entrambe. Però in realtà quando sono io, quando siamo lì se ne occupa Mirko, cioè non mi metto, cioè faccio fatica a sistemarne una io. Figurati. Acciaio intendi? Tre macchine numero massimo, ma su categorie, cioè su categorie diverse. Categorie diverse. Sì, cioè io vorrei arrivare ad averne due in categorie diverse, per cui fare questa fondamentalmente, che continua ad essere track e GT, o rally e GT, vedremo poi, e questa che andrà nella open, vedremo per... Cioè questa sarà tipo il mio test sperimentale per portare a casa un po' di nozioni nel più breve tempo possibile, smontando e rimontando. Ma una cosa di questo tipo. Sta, cioè, nel senso, avere tre macchine, per dire, ma anche uno dice, oh, io faccio tutte le categorie, ho una macchina per categoria. Sì. Quello per me ci sta. Quello che voglio capire è che per me, ma cioè magari adesso mi dite, guarda, si mettono tre macchine per categoria per questo motivo, boom, mi si apre un mondo, ho sì, capito, è geniale, ne metterò 12 in pista la prossima volta. È proprio il fatto... Tre macchine nella stessa categoria, a parte che ti fai anche un po' competizione da solo se uno pensa al campionato, i punti, perché non prendi i punti come costruttore. Sì. Ogni macchina prendi i suoi punti. E un po' quello, e in più il pensare al devo riuscire a far stare in pista la mia macchina, ne ho una. Se io ho tre macchine, devo pensare a far stare in pista tre macchine. Nel momento in cui vado in crisi, la crisi si moltiplica per tutte e tre probabilmente. Ma secondo me è una cosa che può pensare di fare magari chi ha tanta esperienza e sperimenta. Cioè magari contemporaneamente sperimenti tre setup diversi, fermo restando che magari hai sedimentato certe conoscenze che ti permettono di dire so che con questo setup andrà sicuramente bene. Voglio provare qualcosa che non ha mai provato nessuno. Allora lì magari... non lo so raga, voi esperti sì, che siete in chat... Fa. Diteci la vostra, quella, però secondo me è quello. Cosa che avevo pensato. Potrebbe cioè, essere un discorso. Io paradossalmente preferisco avere, non so, due macchine per categoria. Mm-hmm. Tipo, non so, nella GT mi faccio due macchine, però io mi iscrivo come singolo. Nel senso, iscrivo una sola macchina
e poi dopo tra le due macchine vedo in quella gara lì quale mi va meglio. Sì, 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 vabbè, così è comunque. Oppure come, se mentre sto facendo la gara una delle due macchine mi esplode perché esce e si schianta contro il muro, ho la secondaria di emergenza. Sì, 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 assolutamente sì. Esatto, una sorta. Piuttosto che avere, non so, in GT iscrivermi tre volte, perché vedo che effettivamente molti si iscrivono con macchina 1, macchina 2, macchina 3, sì, portano avanti il campionato così. Sì, 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 sì. Voi raga in chat diteci un po' la vostra. C'è Jackie che ci dice: io in open ho due macchine, ma sono blu e rosso e caldo e freddo, sono due cose diversissime, quindi il discorso dei setup differenti per sperimentare. Mi sa che leggo la chat di là perché si aggiorna più rapidamente quella in OBS. Vabbè, cose da lasciamo perdere. Allora, la cosa del muletto può aver senso, cioè, anzi, ha senso se ti fai comunque, cioè, comunque vale comunque come una macchina, cioè, come diceva Axel, io entro in pista con una macchina, mi esplode, ne ho una di riserva. Questa macchina, questo setup è improponibile per questa pista, ho una macchina pronta con un setup magari completamente diverso. Sì, sì, sì. Quello ci sta, è proprio mettere in pista, io dico due, tre macchine così assieme. L'unico motivo per cui io lo farei è: ho questa che è la mia principale, poi dico, sai cosa, in GT voglio provare una VZ. Ovvio che io metto la mia macchina per non perdere comunque punti in campionato, quello che vuoi, cioè io ho la mia macchina principale. E poi ne ho una da test che viene messa in pista per, esatto, fare il test, che magari, esattamente, se viene la migliore, diventerà quella la principale. Esattamente, dopo. Sì, sì, sì. Volevo chiedere, no, Webcam Skull, Webcam Skull, che video dovevamo fare? Se ti riferisci alla lista delle cose da portare in gara, lo stiamo preparando. Purtroppo stiamo andando un po' a rilento in questo periodo perché sono un po', come dire, imballato di cose da fare io, ma è addirittura d'arrivo il video. Un sacco di roba da portare in gara. Sì, parecchia, 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 parecchia. Io in open ho due macchine, ma sono... Ah no, questo l'avevo già letto. E si rubano i punti in campionato, le tre nella stessa categoria, dice Barba. Non ha tutti i torti. Ma anche la stessa, in generale, il mio cervello non ne gestisce più di tre. Grande Accia, concordo con te, io sono messo nella stessa situazione. Infatti ne gestirò due, una se la smazza Mirko, per cui saranno due per me, fine, quindi meno ancora. Io riuscirò ad avere anche Charizard e Blastoise quando smetterò di spendere soldi in Funko Pop. No, non smettere di soldi... Si parlava prima della tua collezione di Funko, tanta roba, ne ho anch'io qui... Qualche pezzetto interessante, tipo un Cara Dune che è andato fuori produzione, per dire che è interessante. Poi cos'altro ho di particolare? Vabbè, le serie di fantasia, quelle con la stampa vernice diversa, random, che non esce mai una diversa. Vabbè, tante cosine interessanti, poi magari un giorno vi farò vedere qualcosa. Live Funko Pop, dove vado via io ed entra Barba. La fa lei a noi la live, perché giusto, cioè, ecco, con la collezione che c'ha lei. A proposito, momento di Funko tutorial, Pop, questi sono Pop Protector. E no. E ora avete un porta macchinine. Non si può. Io penso che te li avevo visti quegli affari lì, no? Ma pensavo fosse... Tra l'altro, quelli dei Funko hanno la protezione UV, quindi se tenete i colori della vostra mini, usate quelli. Vabbè, giusto così, piccolo dettaglio. Io riuscivo ad avere... Confermo Puggio, io in GT ne metto giù tre, il perché... Posso fare più giri e fare più step. Era il discorso, okay, che ipotizzavamo noi. Più giri, più step, quindi hai effettivamente più... diciamo... Più possibilità di fare dei tempi. La mia cosa è... Ma non rischi che ti rubi punti l'uno con l'altro? Perché tipo io con una macchina... Una possibilità, uno step. Quindi tot punti o zero punti. Sì. Tre macchine, però dopo rischi di avere 1, 3, 2, gara dopo 3, 2, 1. Cioè, ti rigiri sempre, quindi. Sì, sì, sì. Non lo so. Però secondo me lì non è tanto una questione di punti quanto una questione di sperimentare. E quello lo. Sì, sì. O di divertirsi. Cioè, o di divertirsi. Metto giù tre macchine, tre volte di divertimento mettere giù la macchinina. Sì, sì, sì. Infatti. Ci sta. Bellissimo. Assolutamente un attimo. Intanto benvenuti a tutti quelli che stanno entrando nel Telegram.
mi raccomando, ragazzi. E che cosa abbiamo tralasciato, qualcosa stasera? Non mi ricordo. C'era, mi sembra, Jackie che aveva chiesto il pezzo più odiato in pista. Sì, l'ostacolo più ostico. Il doppio salto per me. Per ora sì. Il doppio salto è devastante. Sì, anch'io lo odio. È mortale quello. Perché non c'è una volta che la macchina me lo faccia uguale. O prendo dei rimbalzi in discesa, sì. O prendo in salita e mi si storge un attimo. Io l'unica volta che l'ho fatto bene è stato quando avevo le ruote che bloccavano la sale. Solo lì. Vabbè, perché andava pianissimo piano, e quindi... Male, se ne è. Fine. Ed è andata bene. Il doppio salto è effettivamente ostico. Sì, sì. È divertente perché è quell'ostacolo che ti ci devi mettere a pensare. Io, parlando su Reddit, anche con Giappone, c'è gente da tutto il mondo, quando hanno visto quello lì, uno mi ha detto, guarda, noi nella nostra pista l'abbiamo montata apposta per vederlo, e Dio mio, è un inferno! Probabilmente loro non l'hanno mai provato in vita loro, 15 anni che le Mini 4WD hanno messo, sono detto, no ragazzi, è un inferno questa cosa, voi siete matti! Tu pensa, ma che roba! Cioè, guardando noi, cioè guardando in Italia, hanno visto sta roba. Quando gli ho fatto vedere a rallenti per chiedere, ragazzi, cosa non va nella mia macchina che passa e si avvita, sì. A caso, e gli ho fatto vedere doppio salto, mi hanno scritto e mi ha detto, ma scusa. Ma siete dei pazzi. Un salto e questo è un altro salto. Sì, noi ce l'abbiamo così. Lo proviamo una settimana dopo. No, ragazzi, voi siete dei pazzi. Siete folli. Bellissimo questa cosa. I giapponesi che hanno le macchine che tipo passano dal 12° piano all'ultimo. Vabbè. Però il doppio salto non gli piace. Vabbè. Esatto. Insomma, sì, vero. Ma dopo, verso metà campionato, tiri le somme e ne usi una, ovviamente. Quella con più punti. Sì, ecco, sperimentare. Mi hai già dato. Beh, qua c'è dell'esperienza, probabilmente. Esatto. Sì, qua c'è il team manager che. Hai capito. C'è Jean Todt. Allora, ragazzi, che vabbè. Ostacolo più ostico, curva stretta dopo salto. Cassa mi ha detto: hai avuto fortuna. E se Gesù dice sfortuna, nulla si può fare. Allora, io concordo, cioè. L'ultima del campionato precedente, mi ricordo che c'era questa sorta di deterrente che era rettilineo, piccola salitina e curva iperstretta, no? E no, tipo... L'ultima di campionato era rettilineo, ponte curva. Ponte curva, sì, bravo, era... bravo. Era mortale, cioè, ho visto dei proiettili finire nel cartone, proprio... Sì, sì. Pum! La gente che si incacchiava. Beh. Anche. Devi scalare la marcia, ragazzo. Soprattutto perché allora in jump lo notiamo di meno, ma in classica, dove le velocità sono notoriamente maggiori, sì. Il ponte purtroppo non è sempre normale, perché sì. Essendo comunque monocorsia tende ad aprirsi. Ah, davvero? Se si aprono troppo, sì. Sì, purtroppo sì, soprattutto con se fa troppo caldo la plastica tende a essere flessibile, quindi si apre e quindi ciao. Di conseguenza, sì, forse in classica il ponte è la cosa peggiore che ti può capitare. Un sì. Ponte aperto... Ma infatti ricordo che c'era qualcuno che metteva le barrette per fare il ponte. Ti ricordi, la parte destra. Nella prima gara che hai visto, sì? Usavamo da misurare il ponte perché fosse della giusta larghezza. Sì. Non so se ti ho fatto caso. Sì, ci ho fatto caso, Infatti non capivo che cavolo stavate facendo. Però... Tanto, tra le tante altre cose. Però sono quei 2-3 mm che ti fanno stare dentro la macchina oppure no. Sì. E non è una cosa del tuo setup, ma è una cosa della pista. Quindi... Sì. E comunque devi gestire in qualche modo. Va bene, ragazzuoli, esatto. Sono le 23:00 e siccome domani si va tutti quanti a lavorare o a scuola, io direi... che chiudiamo baracche e burattini, ma prima di tutto volevo sommamente e immensamente ringraziare questi due belle personcine che mi hanno fatto compagnia dalle 9:30 ad adesso. Grazie mille davvero al nostro caro Axel di 98 megapixel, vi ricordo che è un canale YouTube, passate a trovarlo, e il caro Puggio. Togliete il like da qui, toglietelo da qui e mettetelo di là. Pessimo Puggio, sei pessimo. Mi raccomando, raga, cosa dovevo dire?
No, allora, abbiamo quasi finito il video delle mini. Quello sui gadget da portare in gara, raga. Quindi dovrebbe, in teoria, lo finiamo nei prossimi giorni, uscire per la settimana prossima. Inizio settimana prossima. E poi inizieremo a lavorare un video specifico su quelli che sono i pezzi. Quindi entrate nel Telegram, raga, faremo un sacco di sondaggi, insomma faremo un po' di discussione e poi tireremo le somme in un bel video che ricapitolerà un po' quello che è il kit a livello di pezzi, quindi non di gadget, tipo caricabatterie e quant'altro, ma proprio pezzi, viti, rondelle, roller, damper e via dicendo, ok? Questo è un po' il tutto, quello che si prospetta di qui a inizio Natale per i radiocomandati. Altra piccola informazione, ragazzi, che vi volevo dare: tra Natale e Capodanno sarò a Roma dai parenti e andrò a trovare Daniele Panetta di DP Modellismo. Probabilmente ci scapperà qualche contenutino. Ok, bello. Ci siamo sentiti, l'ho sentito oggi. Siccome ho una buggy che dovrebbe essere un attimino revisionata da uno che ne sa, perché poi probabilmente la porteremo alla pista di cui ci parlava Marcello, la pista off-road, gli faccio dare una controllatina, perché ha qualcosa che non va secondo me, e quindi nel mentre magari, non lo so, vediamo, magari ci scappa una direttina o un videino che poi vedrete, insomma, con un altro youtuber del modellismo dinamico che in Italia... Lui penso sia probabilmente il più grande che abbiamo al momento, quindi siamo anche immensamente contenti di poter mettere in piedi qualcosa con lui in qualche modo. Grazie mille a tutti, raga, e buonanotte, Dio piacendo, alla prossima. Ciao! Ciao, grazie di tutto! A voi! Ciao!